Direttore, più una soddisfazione oppure un po' più un colpo al cuore vincere, stravincere proprio a Teramo 3-0? No, beh, allora è una soddisfazione perché abbiamo giocato contro una squadra che ha dei valori tecnici, importanti, perché ha giocatori che di livello per il campionato, ha giocatori che conosco perché qualcuno l'ho avuto, tipo Mungo, e ma anche altri, adesso senza fare nomi, quindi è una soddisfazione doppia. Mi dispiace perché io sono molto legato a questa piazza, perché ho passato dei bellissimi anni da calciatore, e quindi alla fine un po', cioè, vincere, so che cosa provano i tifosi del Teramo, però il calcio è questo. Ho fatto gli in bocca al lupo, io vi auguro di incominciare a vincere dalla prossima partita, perché avete il tutto per poterlo fare. Ho visto una grande tifoseria che ha incitato la squadra fino alla fine, ho visto, insomma, ci sono delle basi per poter far bene. Ci racconta se c'è un segreto del Monopoli, di come è venuta fuori questa formazione? Ma guarda, Monopoli è un posto dove i calciatori vivono bene, è un posto dove si vive bene, dove la società ha, in questi ultimi anni, ha investito tempo e persone, e in questo momento stiamo raccogliendo i frutti del lavoro che è stato fatto dalla società negli anni precedenti. C'è stata anche una continuità con l'allenatore, perché anche Scienza c'è stato anche l'anno scorso, i giocatori conoscono il suo modo di lavorare, e quindi adesso abbiamo trovato un gruppo di giocatori che anche fuori dal campo ha creato un gruppo fondamentale, e si vede che in campo si aiutano. E poi, sinceramente, adesso stiamo giocando bene. Domenica l'abbiamo dato una dimostrazione anche col Bari. Il Bari, insieme alla Regina, è la squadra più attrezzata di questo girone, eppure abbiamo giocato alla pari. Oggi abbiamo giocato a Teramo contro una squadra, come ripeto, fatta di ottimi singoli giocatori, e anche qui abbiamo dimostrato di avere dei valori, di avere un gioco a volte anche troppo spumeggiante, però insomma 3-0 non capita tutte le settimane di vincere 3-0 fuori casa. Peraltro Scienza in conferenza stampa ieri aveva detto: il nostro è anche un progetto che passa dalla valorizzazione dei giovani, e in alto in pochi fanno ragionamenti di questo tipo. Mi piacerebbe che anche le grandi valorizzassero gli under. Beh, quando si fanno dei programmi all'inizio della stagione si pensa prima di tutto a fare i punti per la salvezza, perché ti possono garantire il campionato successivo e ti possono garantire la continuità. È naturale che poi, quando noi stiamo andando avanti nel nostro programma e abbiamo la possibilità di far giocare dei 99 titolari di proprietà, insieme al risultato c'è anche la costruzione di un valore per la società. Noi abbiamo 2-3 giovani di proprietà, e quindi insieme al risultato adesso possiamo anche valorizzare i giovani. È naturale, se tu non hai il risultato non puoi valorizzare i giovani, perché devi far giocare gente più esperta. In questo momento ci sta andando bene sotto questo aspetto, ma ce lo siamo anche meritato. Prima Mercadante, però un po' fuori dai denti, ha detto: in fondo noi le avversarie di Regina e Bari adesso cominciamo anche un po' a gufarle, perché ci crediamo. Il direttore ci crede? Ma sì, ma è un po' quello che hai detto tu prima. Voi ci speravate, noi ci abbiamo sperato. Adesso siamo lì, mancano 11 partite alla fine. Abbiamo dimostrato di avere dei valori, non abbiamo pressioni perché non ci viene chiesto di vincere il campionato, e quindi forse spendiamo meno energie nervose sotto questo aspetto, e magari le trasferiamo in campo.